quali sono le cose fondanti, i proprietà organolettiche della pesca? Perché fare questa manifestazione? La pesca, a parte che è la regina dei nostri terreni, ha delle proprietà un po' come tutti i frutti, diciamo, completa di tutti gli elementi, dei sali minerali, e quindi è importante per una dieta bilanciata, la cosiddetta dieta mediterranea. Se alla fine completiamo la nostra diciamo, il nostro pranzo, la nostra cena con una bella pesca. E quindi la sagra per fare che cosa? La sagra, chiaramente, esporremo oltre le pesche anche questi altri frutti di stagione, come le nostre mele fuggi, i nostri, diciamo, la nostra uva. Abbiamo diversificato nella nostra zona, mettendo a posto dopo Italia l'uva Vittoria, che rimane molto dolce, si matura prima. Ci sono le nostre peregosce, poi che in combinazione con un buon bicchiere di vino, le peregosce, gli metti vicino un buon formaggio stagionato piccantino e un bel bicchiere di vino anche rosso, come il cesanese di questa zona, di cui io chiaramente conosco tanti produttori, diventa una buona cosa anche la peregosce, insomma. Quindi pesca, vino e pere, mele, anche le ultime albicocche, qualche susina pure abbiamo, no? Abbiamo tutti i frutti di stagione noi, compresi. Quindi anche gli ortaggi. È una festa dei frutti. Sì, poi direi che anche la festa del pomodoro, perché stiamo vendendo degli ottimi pomodori per passata, e poi adesso cominceremo a fare la passata proprio noi in azienda, che anche lei, dottor Flavio, ha conosciuto qualche anno or sono, perché dopo quelle giornate di fatica, ma di molto svago e di leggerezza, tanto lavoro a fare la passata, imbottigliare, cuocere la passata in bagnomaria, dopo finisce sempre con una bella amatriciana, che lei apprezzò molto, se non vado errato. Ok.